Gesù affida sua madre al discepolo amato. Chi è questa madre? Possiamo vedere in questo affidamento più aspetti della nostra vita. Il Creatore che ci affida sora nostra madre terra, come la definisce Francesco. Gesù che affida a ciascuno di noi la sua Chiesa, nostra madre nella fede. Il Signore che affida a ciascuno di noi coloro che hanno avuto una dimensione generativa nei nostri confronti. E questo affidamento lo fa dall'alto della croce. Di fronte all'affresco, qui alle mie spalle, viene rappresentato il sogno di Papa Innocenzo III, nel quale si vede Francesco che sostiene la cattedrale di Roma che sta cadendo. Anche il nostro mondo, la nostra casa comune sta cadendo sotto il peso dell'inquinamento, di un'economia disumanizzante, della guerra in varie zone del mondo e anche qui in Europa. Gesù ha preso su di sé la croce al nostro posto e noi come San Francesco siamo chiamate a farci spalla per qualcuno. Ma come? Forse in questo periodo di Quaresima possiamo imparare a contemplare il crocifisso. Lui ha sofferto per noi. Gesù sta soffrendo per noi anche adesso, anche ora. A partire da questa contemplazione impareremo a pregare per gli altri, ma non sarà semplice. Piano piano sentiremo la fatica come Gesù, come San Francesco, ma questa fatica non sarà la fine e non sarà fine a se stessa, perché porterà frutto e porterà molti frutti.